Ciao gente, eccoci nuovi di God of War. In questo farò Niflheim. Ah, Niflheim. Non mi spiego come mai la gente venga qui, ma eccoci qua. Puzza! Ah, che roba è? Questa nebbia è maledetta. Maledetta? Esatto. Va bene respirarla per un po', ma alla lunga è letale. Un altro motivo per amare Niflheim. Guarda qui. Signor, sì. Divertente. Che roba è? Dimmi tu. Strano. Sì, uno strano materiale. Echi nebbiosi. Aspetta. Questo, ecco, ho sbagliato a pigiare. La maledizione di Ivaldi. Segno segretato della possenza. Vabbè, non vale l'altro to. Dove sta? No. Ah! È bello vedervi qui! Sono sorpreso di vederti, Sindri. Questa nebbia è uno schifo. Credi che non possa reggere un po' di nebbia maledetta? Beh, non hai torto. Sto cercando di costruire un'armatura che ne riduca gli effetti. I materiali che mi servono sono qui nel laboratorio di Ivaldi, ma No. sono ricoperti da questa nebbia nauseabonda. Aspetta. L'ultima posizione nota dell'armatura è la stanza centrale del laboratorio. L'ingresso è sigillato, ma posso crearvi una pietra d'accesso con degli echi nebbiosi. Ed eccolo lì. Recupera 500 ecnibiosi, ti imprimuto per tirare favori, per forza. Non vi consiglio di restare nella nebbia troppo a lungo. Quella puzza vi impregna i capelli, le armi, le armature. E io non toccherò la vostra roba finché non brucerete tutte quelle schifezze nei fuochi di Muspelheim. E poi è letale. Buona. Non c'è motivo di avere fretta. C'è scritto qualcosa? Questo posto cambia ogni volta che ce ne andiamo. Sì. Incredibile. Vero? Atreus, attento. Questo è un luogo pericoloso. È la creatività nanica, impressionante e pericolosa. Carica! Cazzo è andato? Vai zio. Ok. Ora. Come vedete la barra sopra. Sì, quella lì. La barra sopra man mano col tempo va giù. Però ogni volta che apriamo i forzieri si ricarica un poco. Ogni volta ci stanno ecnebbiosi e argento. Ad ogni giro, dopo il primo, qua apparirà uno scrigno. Qui basta semplicemente fare attenzione e ogni volta, come è già stato detto, cambieranno... aspetta, una di lì... Una di lì, dov'è la terza, scusa? Non vedo la terza lanterna. Uno. Due lì. Scusa, non c'è la terza, mi prendo per il culo. Perché io non la vedo. Una lì. Non so, serio, sono io che sono cieco o cosa? Non c'è la terza, figli di puttana. Ecco, lì. Dai però.
Minchia, sono già a metà. Non so, questo deve essere un errore del gioco. Mi danno due lanterne, diciamo, di tre. Cioè, due campane. Che bastardi. Chi è arrivato? Qui, gente, non importa come le ammazzate, basta che ammazzate. Dovete essere veloci. Ecco, lega di Niflheim. Ad ogni zona rotonda qua ci sarà qua sopra da qualche parte una lanterna. Beh, no, no, non lanterna. Una di quelle che colpisci, che ha un anello in parte e gira tutto. Che cambiano le rune. Dovete girare finché non trovate quella giusta per il forse enorme che ci sarà a inizio labirinto. Facendo il Z3 sbloccherete quella lì che divideranno Echinibiosi e altra roba bella. Magari dopo la metterò nel video. Vediamo, qua tipo non c'è niente. Ecco, di là è zona vuota ma c'è la Valchiria. Quello ve lo metterò dopo io, lo farò dopo io, a parte. E lo metterò in quel nel nuovo video delle Valchirie. Zona centrale, qui in teoria non dovrebbe esserci nulla. Che mi ricordi almeno. Ah, ecco, ho sbloccato quello del guanto, guardate. Fico, eh? Ups, vabbè. Allora, dove sono qua gli scrigni, zio? Dai, eccole uno. Ora, trama brumosa. No. Non importa dove andate, basta che andate. Buona. Di qua. Un'altra zona a cerchio. Qui c'è la seconda campana. Questo per passare di qua. Ad ogni giro che cambierete, come dire, ad ogni giro che farete del labirinto, le trappole cambieranno posizione, ma lì per lì saranno sempre le stesse. Figlio di puttana. Che altro c'è ancora? No, buona, ok. Visto un scrigno. Anche nebbiosi, argento. Castigo degli Aesir. Anche quello è un'altra dei materiali che si ottiene a Niflheim. Allora, ecco. Oltre agli Echinibiosi ci sono Lega di Niflheim, Trama Brumosa e Castigo degli Aesir. Tutte e tre queste cose vi servono varie, diciamo. Mi pare una per tipo. Allora, no, come faccio a spiegare? Tutte e tre servono, credo, ognuna per un pezzo di armatura della Valchiria da potenziare. E se li vendete otterrete più Echinibiosi. Vai. Stai scomparendo!
E qui la terza lanterna per i forzieri enormi al centro. All'inizio della vita, scusate. Qua non c'è niente, a volte qua all'inizio, o di qua o di là, ci sarà un buco dove ci sarà uno scrigno per gli acnebiosi. Tipo qua non c'è niente. Sì, lo so adesso. Dai! Vai, 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 ecco. Qui al centro sarà... Dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo! Non morirmi adesso, Kratos! Ti prego! Che culo! Che culo! Per un pelo, minchia, per un pelo, porca puttana! Avete trovato un bel po' di echi! Vero? E siete ancora vivi! Notevole! Grazie! Sindri, come si può creare qualcosa dalla nebbia? Ti sembrerà strano, ma questi nani potevano creare meraviglie dalle nebbie di Niflheim. Fateci caso se vedete altri echi nebbiosi. Tornano sempre utili. Ok, dov'è? No, no, questo. Ecco. Allora, dov'è, scusa? Echi nebbiosi. Lega di Niflheim. Trama brumosa. E quello è l'inizio, castigo degli Aesir. Come ho detto, si possono sempre vendere per avere echi nebbiosi, se non sbaglio. Aspetta. E siete ancora vivi. Notevole. Strano però che qua non me lo dà. Al momento. Beh, è strano. Vabbè. Magari più tardi. Aspetta, forse dopo che sblocco là il laboratorio di Ivaldi. Vado a vedere. Ecco, visto? Adesso c'è quello enorme. Cuccia? Beh, già che ci sono ne approfitto, no? Qualcos'altro lì. Ah, ogni tanto questi forzieri o gli altri, non ricordo quale, vi daranno incantesimi per aiutare qua con la nebbia di Niflheim. Cerca materiale per armatura. Qua su la nebbia è più rada, meno male. Già. Ecco, intanto possiamo già prendere questi qua, che sono più come dire, gratis. Quella è l'armatura. Sembra malmessa. La puoi indossare? No, è troppo piccola e vecchia. La riporteremo al nano. Ah, tanto per seguire, qua non c'è nessun trucco che si possa fare, cioè fare comparire gli scrigni pieni. Questi sono gratis, i prossimi vi dovete arrangiare voi a prenderli. Ecco, questi si sbloccano con un tot di echi, come detto lì sopra. Poi per completare il Niflheim ci sono tre favori. Il primo l'abbiamo fatto con gli echi nebbiosi, andando nel laboratorio. Il secondo mi pare facendo l'armatura. E il terzo è chiudere gli squarci, tre squarci del regno che sono qua nel laboratorio. Quindi a favori, negozio, squarci del regno e l'ultimo la Valchiria.
Questo no, questo no. Squarcio lì, squarcio lì e squarcio lì. E questi ce ne vuole per aprirli. Per esempio, 15.000. Oh, ci sei? 10.000, quindi siamo a 25. Tu cos'hai per me? Niente. A parte quello. E 20.000. 20, 30, 45. 45.000 vi servono. Più queste qua. Da sbloccare anche. Quindi aumenta. Il mio consiglio è fatevi prima tutti questi qua. Continuate a fare più e più, insomma, continuate a fare più e più volte il labirinto. Fino a quando non avrete gli echi abbastanza per prima gli scrigni d'oro. I forzieri d'oro. O chiamateli come vi pare. Poi gli squarci del regno. Tipo, vediamo allora, quanti ne ho io adesso? 2001, quindi posso aprire solo questo intanto. Che mi dà qualcosa di utile? Artefatto perfetto della rovina, che è? Probabilità elevata e ti ho un vantaggio che vi sia parte della protezione della linea di corpo quando si para un colpo. Questo è utile, dai. Intanto ce lo metto. Quindi o potete usare l'armatura di Vivaldi oppure vi tenete tutte le vostre qua, ma usate un bel po' di argento per comprare incantesimi per la nebbia. Allora, 2005, 5, 6, 7, 5, 7, 4, 15.000. Ventunomilacinquecento, se non ho contato male. Ok, allora ci vediamo tra poco quando aprirò gli altri scrigni. Ciao. È quello che credo? Ferraglia? Ferraglia? Uomini di poca fede. Questa era l'armatura di Ivaldi. Ha visto giorni migliori, ma la posso riparare con altri echi nebbiosi e sarà d'aiuto per gli effetti della maledizione di Ivaldi. A meno che non ci sia qualcosa di valore in questa bottega, non ha senso restare qui. Avete visto i forzieri nella stanza centrale, no? Sì. E anche tutta la merce accatastata in fondo al laboratorio. Sì. E i tre squarci del regno, naturalmente. Chi non li nota? È meglio fare attenzione con quelli. Perché? Perché sono letteralmente degli squarci nella struttura della realtà. Vuoi metterci la mano? Fai pure. Già fatto. Sì, vabbè, non sono poi così difficili quei squarci del regno, sono... Allora, uno c'ha due streghe Seidre, un altro ha due orchi e il terzo ha un titan... un antico. Di quale adesso non mi viene in mente il nome. Nebbia mortale, nebbia mortale, nebbia mortale... Potark. Mi piace. Ah, aspetta un attimo, fammi vedere un attimo una cosa. Sul serio, attenti con quegli squarci del regno. Risorse, bingo, posso già venderli. Quanto sto adesso? Aspetta, ah no, non lo dice qua. Beh, se non ti... Ok. Echi nebbiosi, 15.000. Serve non comprarlo. Bene, posso già prendere allora gli scrigni d'oro. Dai, lo faccio anche subito allora. Il mio consiglio qua è prendeteci la mano prima a fare solo qui gli echi, il labirinto e farvi qua il laboratorio al centro. Poi alla fine, quando siete belli equipaggiati, andate a fare la Valchiria. Che farò così anche io.
Occhi nifi, incanti, aumenta notevolmente la resistenza alla nebbia maledetta, può comprarsi con altre risorse, con altre, beh, può comunicarsi con altre resistenze alla nebbia maledetta. A posto così, dai. Tanto è abbastanza veloce il labirinto. Posso prenderci la mano. Nebbia oscura di abissi nifi, il sito del suo campo potenzialmente è un oggetto potente. E quale? Dai. Promo dash, probabilità bassa, riattiva il montaggio e conferisci una maledizione esplosiva che infonde debolezza ai nemici colpiti. 678, 666. Forza runico difesa, forza runico fortuna, forza vitalità fortuna. Ah no, questo non c'entra, quindi no. Questi qua. Fortuna, difesa, beh, più che fortuna non è poi così importante, però. Però se questo qua è sopra ci sarà il suo perché. No, vabbè, fa niente. Che? Per poco, vaffanculo. Ah già, per sbloccare gli squarci del regno serve ancora di foschia. Ritrovate negli scrigni d'oro come quelli, però in giro per labirinto, nelle zone rotonde dove si combatte. Quelle dove ci sono le campane sopra da colpire per attivare quello là al centro. Allora, fatemi un attimo vedere se riesco già a fare ad arrivare a 7500. Poi non so se dipende anche qui dalla fortuna. Oh, boh. Solo quello, appena. Va, fammi. Dove sto andando io? È che ne abbiamo di 709. Pensavo di averne di più. Deve essere confuso. Vabbè, sti cazzi. Pensate prima agli echinebiosi che. Insomma, fatevi tutti molti ma molti giri. Per la Lega, trame, castigo degli Aesir, per i potenziamenti della Valchiria, fatelo alla Apparentemente, gli fine. squarci del regno contengono un segreto che i Valdi volevano nascondere. Ma chi può dirlo? I nani sono tipi strani. Eh sì. Lo so che io sono un nano. Ma dai. Il mio consiglio prima è fatevi tutte le valchirie lasciando Sigrun per ultima. Tornatevene qua, prendetevi tutti i vostri Suppongo potenziamenti. che tu preferisca mio fratello. No. Trame, castighe e robe così. Quanto c'ho adesso? Bene. Hai torto, naturalmente. Come no? Poi andate a Muspelheim a rifarvi le sfide prendendo tizzoni ardenti, fiammi di coso e non ricordo come si chiama. E lasciate Sigrun ovviamente per ultima, anche se di sua è già ultima. Ma dove cazzo sto mirando io? Allora, già qua vi dice N giù sotto, V destra con quello ampio. Vedete voi come segnarvelo, ricordarvelo. Amò. Questi ci sono fissati con le esplosioni. Ah, questo non è sto granché rispetto a questo però. Forza di vitalità, forza l'unico ricarica. Buono allora, ci rivediamo tra poco quando avrò 45.000 per aprire questi tre. Ciao. Ed ecco qui un'ancora della foschia. Per le nascoste sue intrighe utili, Valdi ha creato dispositivi in grado di riportare indietro qualunque cosa a Niflheim. Usali con attenzione per degli squarci del regno all'interno di Niflheim.
Se vi va di culo, ve ne trovate anche due di ancore con un solo giro. Se no, una per giro. Ok, gente. I nebbiosi sono sufficienti per aprire uno squarcio. Lo facciamo? Posso parlare? Ho 45.000 esatti più o meno di echi nebbiosi e 3 ancore della foschia, una per ogni squarcio. Ah no, mi sono sbagliato. Erano 3 orchi, non 2. Vabbè. Oh, cazzo. Stronzo. Oh, King Kong, è data una calmata. Mio. Grazie. Sono sorpreso di avercela fatta. Via l'ottimismo. E poi dovrei essere io il pessimista. No. Che mi dai di bello? Attacco runico pesante. Qual era questo? Ah. Ah. No, grazie. Va bene. Oh. Ah no. Beh, c'ero quasi, però dai. Mi sa che l'ho mancato. Dove cazzo erano gli Wolver? Da quando? Boia. Gli ho fatto male. Beh, non ero antico, però la stazza e il set è quello. È stata tosta. Ma neanche così tanto. No, ti per niente. Nebbiogeno. Pomodascia, pulita abbassa il tirantaggio che offrisce nebbia cavolativa con un colpo a segno. La nebbia curativa rigenera vita e aumenta... Ah, basta però, ma vaffanculo. Forza, difesa e vitalità. Però sai che non è male. Sarà anche basso, però... Con un colpo a segno... Mi rigenera vita, dai. Ah, però aspetta, no. Sì, vabbè, questo adesso non mi servirà. Aspetta, però mi teneva. Ah, sì, riconferisce resistenza passiva. Me la tengo comunque per dopo per la Valchire. Magari dopo ci metto anche questo. De. Allora, i video forse mi verrà un po' corto. Adesso non lo so. Devo vedere dopo quando lo monto su Shard Factory. Che cazzo ridi? Magari per allungare un pochino farò anche la Valchiria. A sinistra. Occhio. Attento dietro. Dai, per l'altra. Ma dove cazzo l'ho lanciata? Questa ha mollato qualcosa?
Frammento perfetto del regno. E due frammenti. Ah, uno per uno per strega. Sì, hai sigillato tutte e tre le lacrime del regno. Come ti senti? Mi si stanno staccando le dita. Hai fatto tanta strada, Atreus. Non era facile. Dovresti esserne orgoglioso. Sì, grazie padre. Prego. Oh, sarà il primo complimento che gli fa. Circa. Diffonde una nebbia che indebolisce i nemici vicini, riducendo i parametri. Ma mica più di tanto. 5, 6, 7, 8. Come gli altri, però. Nah. Buona. Con la vita come sono messo, al massimo. Ok, vado subito ad ammazzare la Valchiria. Cosa ancora? No. Questo è che ne abbiamo ancora quello lì. Tot, vabbè. Legniflame, 4. Trana brumosa, un cazzo. Castigo, che è 1. Titino prima di affrontare gli squarci del regno? Non che approvi queste cose, chiaro. Ehi, Sindri, abbiamo chiuso tutti gli squarci. Che cosa? Puppa! Ma... sul serio? Non ci credo. Invece sì, c'è voluto una vita, ma sono sigillati. Non ci credo. Serve una forza. Non è una vanteria. No, non è da voi. Beh, non posso dire altro che grazie. Anche i Valdi e i suoi figli vi ringrazierebbero se fossero qui. Prego. Come vanno insieme i Valdi? Buona? Nient'altro, ok. Alla prossima, amici miei. Che posto è questo? Vi trovate all'entrata del laboratorio di Ivaldi. Una testimonianza dell'ingegnosità Nanka. Perché puzza così tanto? Schifoso, non è vero? È una lunga storia, ma è abbastanza semplice. Ivaldi ha messo il naso dove non doveva e voi ne state respirando le conseguenze. Quindi Ivaldi creò la nebbia? No, no, Niflheim è sempre stata una terra di nebbia e neve, tanta neve e vento e ghiaccio. Non è mai stato un luogo ospitale, ma Ivaldi trovò un modo per sfruttare tutto quel potere ghiacciato e costruì delle meraviglie che strabiliarono gli uomini e gli dei. Wow! Già, wow! E poi che accadde? Quando costruì le meraviglie? Ah sì, beh, a Odino non andavano a genio i nani che costruivano cose che sfidassero il suo potere. Perciò intervenne. Te pareva. Ivaldi era furente e gli rispose per le rime. Una cosa tira l'altra e... beh, eccoci qua. Nebbia maledetta. Ecco perché bisogna evitare gli dei. Già. E ora mi è venuto in mente... dove cazzo potevo mettere... potenziare questa. Risorse, fiamme... nebbia gialla di Niflheim. Me ne ho dimenticato, minchia. Che fenomeno. Oh sì, contaci. Fatevi sentire. Tocco ma sicuro. No, Bayat, anche se non serviva un cazzo qua, visto che quello che mi interessava ho preso il resto. Per il resto mi ho aumentato la forza dell'arma. E vai. Al lavoro. E così mi pare che si sbloccava il trofeo per l'ascia. Ok, adesso ciao.